Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Lamezia, oggi è il 14 di luglio e Giuseppe Taddeo presenta il suo libro Omosessualità in Iran. Questo è un libro molto importante perché tratta una tematica di rilievo non solo diciamo, per le persone che lo ascoltano e lo leggono, ma anche perché è un carattere umanitario internazionale, parliamo di diritti civili e parliamo della situazione oltre l'Italia in un paese che ancora oggi purtroppo vede i gay perseguitati. Come mai hai deciso di scrivere questo libro e soprattutto cosa ti ha spinto a portarlo in giro per l'Italia? Ma ho viaggiato molto così nel corso della mia vita e a un certo punto sono approdato in Iran per scelta, venendo a contatto un po' con questa realtà che ho approfondito nel corso di molti viaggi. Raccogliendo un po' esperienze, pensieri, testimonianze di persone LGBT i quali mi hanno messo di fronte alla loro realtà intrisa di sofferenza ma anche di grande vitalità. Per me è stata un'esperienza fortemente significativa sul piano umano e mi sono reso conto che non esisteva niente in Italia, bibliografia, insomma materiale che in qualche modo riportasse un po' quello che io avevo recepito lì. E allora questo mi ha spinto un po' a raccontare quello che succede lì, ma sostanzialmente la mia stessa esperienza di diretto testimone di quanto ho potuto osservare. Una testimonianza diretta di persone che si sono rivolte a te o con cui tu hai parlato c'è stata, ci sono state persone che ti hanno raccontato la loro storia, non so, di persecuzione quotidiana, magari non per forza di violenza fisica ma anche di violenza psicologica? Beh, se parliamo di violenza psicologica credo che sia l'esperienza di tutti, gradazioni diverse, in maniera diversa per ciascuno, ma tutti sottoposti un po' alla stessa pressione sociale che impone una soppressione di ogni sentimento, emozione e possibilità che possa in maniera aperta e possibile far esprimere le persone sul piano affettivo, sociale, eccetera. E, diciamo che c'è un denominatore comune in tutte le esperienze che ho raccolto, che è il registro della solitudine. Ognuno ha una vita diversa dall'altro, in funzione un po' della famiglia, del contesto a cui appartiene, ma c'è questo aspetto, voglio dire, che ritrovo in maniera devastante anche in molti casi, in tutti, che è appunto quello di sentirsi soli e non poter contare sul sostegno di qualcun altro. Un po' come succedeva diciamo 30 anni fa, 40 anni fa per la comunità LGBT, che chi si scopriva omosessuale si sentiva solo perché non era tutelato ma soprattutto perseguito, una volta addirittura c'erano dei reati come quelli del codice Rocco, se pensiamo al codice fascista. Secondo te dipende anche dalla religione il fatto che in Iran i gay siano perseguiti perché magari è mal interpretata, un po' come avviene in altri paesi islamici? Beh, la religione ha il suo peso se pensiamo che l'Iran è un paese teocratico, le autorità sono politiche ed ecclesiastiche allo stesso tempo per buona parte. La religione ma anche la storia recente dell'Iran che ha intrapreso un po' diciamo, la strada della soppressione di ogni aspetto che non rispettasse un po' la legge coranica. Questo vale per l'Iran, ma se diamo uno sguardo oltre, sono 77 i paesi al mondo, se ricordo bene i dati, che hanno una legislazione contro gli atti sessuali con persone dello stesso sesso. E non sempre sono paesi, paesi diciamo, con una matrice religiosa forte o addirittura prevalenza islamica, per cui non direi, al di là dell'Iran, che c'è un'equazione netta fra le due cose.
Giuseppe, dove possiamo acquistare il tuo libro? Penso che anche su Amazon, mi pare di aver capito. Ci sono dei riferimenti, se qualcuno volesse contattarti per presentare il tuo libro, magari non lo so, nel proprio comune, nella propria associazione, come facciamo a contattarti? Il titolo del libro è Sotto il tappeto persiano, edito da Armando Editore. Ho un blog che si chiama Sotto il tappeto persiano, tutto attaccato, .gimido.com. Perfetto, noi ti ringraziamo, comunque andranno in sovraimpressione tutte le informazioni che tu hai dato e seguiremo da vicino, insomma, questa evoluzione, perché sono sicuro che potrebbe esserci anche un secondo volume. Penso che magari, chissà, un domani potrei scrivere che elimineranno per sempre, non so, la pena di morte in questi paesi, che è purtroppo ancora presente. Beh, sto lavorando a un'altra cosa, una tematica completamente diversa. Spero di poterne riparlare.